Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Come stai, Lodo? Molto bene, carica per questa nuova partenza. Bene, così bisogna essere. Sesto anno alla conduzione di Italia's Got Talent. Ci puoi credere? Sì, sesto anno, incredibile. Ci credo. Incredibile. Come va? Quindi nessuna noia, nessuna stanchezza, sempre con lo stesso entusiasmo. Incredibile, ma sì. L'eterno entusiasta. No, però con Italia's Got Talent è facile. È facile perché è un programma che rimane molto fedele a se stesso per quanto riguarda il format, che è molto chiaro e lo conosciamo a menadito ed è quello e non si scappa. Ma la forza di Italia's Got Talent sta nei protagonisti di Italia's Got Talent, in tutte le persone che calcano il palco e che sono veramente la forza scatenante di tutte le emozioni, di tutti i momenti comici, di qualsiasi cosa, parte tutto da loro. Tu comunque fai molto ridere anche quando stai lì dietro le quinte a guardare i concorrenti, non so se te l'hanno mai detto, cioè a me fai ridere. No, grazie, meno male. Fai delle cose molto buffe. E quindi di rimando ti chiedo se ti divertono più loro, più i concorrenti, oppure i giudici. No, beh, è una bella lotta. Entrambi, non lo so, succedono di continuo cose, mi fanno ridere i concorrenti, mi fanno ridere i giudici, mi fanno ridere i concorrenti che fanno ridere i giudici, è tutta una grande risata, insomma, però è bello, sì, ci divertiamo veramente tanto, io credo che questa cosa si percepisca poi dallo sì, schermo. Sì, assolutamente, sì. E anche quando ti commuovi comunque credo sia vero, perché ogni tanto ti vediamo commuoverti. Sì, ogni tanto sì, sempre di più, con gli anni sono diventata veramente una frignona, da quando sono madre poi ciao, e mi basta vedere un bambino sul palco che mi distruggo e mi dispero, e penso sempre, proietto sempre mio figlio sul palco e provo a pensare ai genitori, no? Ma cosa stanno provando loro? Ma l'orgoglio? Ma com'è possibile? Come fanno a sopravvivere a questa emozione così grande? Quindi piango più dei genitori stessi. Quindi appena Teo avrà, diciamo, 6-7 anni lo lanci sul palco. Butto sul palco di te a cantare, no, lo so. Vediamo cosa vorrà, vediamo che attitudine avrà. Però magari un passaggino. Divago un attimo, hai detto piagnona, ma io ti chiamerei piuttosto l'asciugona. Asciugona, beh, sì. Anche le asciugone piangono, Podcast andati alla grande. Podcast tornano, sì, sì, alla grande. Guarda, non ho data, non ho scritto niente, sicuramente ci sarà qualcos'altro perché l'asciugona ha spunti a non finire. Però sì, sono state 3 stagioni molto molto fortunate, per fortuna. Una cosa che è nata veramente così per caso, ti direi. Sono molto contenta. Come si fa a fare un buon podcast? Poi torniamo ovviamente a Italia's Got Talent, ma tanto è tutto legato. Cosa ci vuole per fare un buon podcast? Oddio, oltre la ricetta del podcast. La ricetta del podcast, allora. Non mi ritengo una chef stellata di podcast, quindi la ricetta non la so. Credo che del mio podcast sia stata apprezzata particolarmente la totale assenza di maschere, cioè ho voluto raccontare senza filtri e con la più grande onestà quello che mi è capitato in gravidanza e con la maternità, che è un tema che viene infiocchettato e condito molto e che nasconde degli aspetti e che ha degli aspetti che vengono nascosti e ovattati e uno pensa sempre che sia tutto rose e fiori e io sulla mia pelle ho scoperto che è tutto tranne che rose e fiori e l'ho voluto quasi un po' a mo' di terapia personale, l'ho voluto condividere per esorcizzare un po' queste cose che stavo sentendo e questa cosa ha avuto fortuna perché spuntavano come funghi, come chiodini, le mamme in tutta Italia che sì, anch'io, oddio grazie per averlo detto. Quindi si è creata una bella comunità e uno spirito veramente bello di condivisione e di sorellanza. Vabbè, poi naturalmente il modo di raccontarlo, insomma il modo di parlare, la tua voce, no? Beh certo, insomma io, cioè, la mia brillantezza fa la differenza, no? Senti, tornando a Italia's Got Talent, dimmi quello che mi puoi dire, se è vero che ci sarà, perché solo tu puoi. Un cane che canta? Un cane che canta? Ce l'ho, sì. Ce l'ho, ciao. Un topo in motorino? Ce l'ho. cioè, me li dici così e fa riderissimo, però ti giuro ci sono state. Ce l'ho. Due uccelli in testa a Frank e Federica? Sì, momenti diversi e uccelli diversi, sì.
Che cioè, altro? ti dico che per un momento un uccellino è stato giudice. Ti dico solo questo. Ecco, questo è molto interessante. Ha parlato al microfono, proprio tutto, sì. Ultima domanda, la mando a casa con 30 e lode. Che cos'è il talento? La domanda più difficile alla fine. Certo. A me piace pensare possiamo al talento. Promuovere tutti. No, infatti, hai ragione. Però ce l'hanno chiesto spesso e io dico sempre che per me il talento è una specie di luce, è come una lucettina che ciascuno di noi ha dentro di sé. È una lucettina, una piccola lampadina che a certi si accende subito, a certi la scoprono più tardi, però c'è. Uno deve essere capace di trovare l'interruttore, però è un po' il senso di Italia's Got Talent, è la cosa che Italia's Got Talent vuole raccontare ed è che tutti sappiamo fare qualcosa, sappiamo stupire. Non importa se tu sia un atleta olimpica, che tu sia uno chef, che tu sia una cantante, che tu sia un medico, un idraulico, davanti al talento siamo tutti sullo stesso piano, ecco. Quindi anche quelli che mandate a casa, se ci riprovano, potrebbero farcela. Assolutamente sì. Il talento sta anche nella costanza e nella perseveranza. Ciao agli amici di Voci.fm, un bacione da Lodovica Comello. Guardate Italia's Got Talent, mi raccomando. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.